Dopo aver ascoltato il quartiere, aver fatto vedere le segnalazioni al presidente dell'AMIO, in anticipo rispetto a quanto stabilito, oggi l'azienda ha iniziato a posizionare i posacenere. Novità di oggi, il numero maggiore rispetto a quanto previsto, perché effettivamente c'è bisogno, il servizio è stato potenziato. Quelle non le vogliamo più vedere, i posacenere sono arrivati adesso? Sì, sono arrivati, perché adesso questi, vedi, quando fumano, no? Poi ne buttano a terra, adesso l'hanno portato come schermo, il posacenere, e hanno fatto un capolavoro. Mo questi non devono stare più a terra, se stanno a terra si fa come scambia le monte e finisce la storia. E se voi vedete qualcuno che butta la cicca a terra, fategliela mettere nel cestino. Apporta, d'accordo, sono d'accordo con lei. Accanto dicono che qua fumate e che buttate le cicche a terra. Nel ciclo andiamo a portare là, senza altro. Hanno messo i portali, hanno fatto il loro dovere, perché non è che ci dovevamo mettere in tasca le cicche. Non ogni 20 metri come chiedevano i più pigri, ma sicuramente i posacenere non mancano, questo è già il terzo. È ancora vuoto, inutilizzato, però ci sono. È giusto, questo è giusto, non si butta a terra. Però la porcheria che c'è qua, a terra qua, non si pulisce mai. Questo dobbiamo finire al sindaco di Bari. Il giardino sta una chiavica regna.